chiamavano furia Novax, non fece il vaccino, non fece il vaccino. La chiamavano furia Novax, nessuno voleva più starle vicino. Appena scesa alla stazione, un lunedì di prima mattina, tutti s'accorsero con uno sguardo che non portava la mascherina. C'è chi il vaccino lo fa per forza, chi se lo sceglie per convinzione. Furia Novax nell'uno nell'altro, lei non ne aveva l'intenzione. Una scelta non consentita, dietro la scusa dei contagiati, senza indagare se quel rimedio avesse effetti indesiderati. E fu così che da un giorno all'altro Furia Novax non poté più entrare dentro i negozi, in banca, alle poste, dal parrucchiere, neppure viaggiare. Per uscire da questo paesino devi avere il lascia passare. Era chiaro che da quel punto qualcosa avrebbe dovuto inventare. La gente dà retta ai consigli che sente dire alla televisione. Spesso la gente dà retta ai consigli e un animo prono all'accettazione. Così un banchiere non troppo in gamba, con interessi legati a Big Pharma, prese il potere con grande gusto per dare a tutti il consiglio giusto. E rivolgendosi a tutto il paese con un discorso senza pretese, il non punturato sarà punito, disse, dall'ordine costituito. Fu nominato anche un commissario e le veline tuonavano rabbiose. Quella schifosa non ha fatto il booster nella seconda o la prima dose. Ed arrivarono quattro infermieri con le siringhe, con le siringhe. Ed arrivarono quattro infermieri con le siringhe, con i sieri. Anche gli sbirri e i carabinieri furono mandati sul territorio, ma il ministero disse soltanto a testare il moto ondulatorio. Commissario al presidente, erano d'accordo più o meno tutti, anche un virologo connivente. Inoculiamo ancora un poco, senza scadenza, inoculiamo ancora un poco, poi lo faremo a oltranza, con un prodotto nuovo, ancora mai provato. Qualcuno disse c'entran sicuro le quotazioni di mercato. Per essere reale non ha bisogno di uscire sul giornale. A un certo punto ci fu il sospetto che quella roba facesse male. E alla puntura successiva molta più gente più o meno capiva chi ebbe un ictus, chi una trombosi, chi segnalava una broncostenosi. Persino il medico che non disprezza un bonifico al conto corrente è costretto ad ammettere infine neanche io ci capisco più niente. E dopo due anni di pene Furia Novax si chiese se un giorno si sarebbe svegliato il paese, ora è il punto di non ritorno.